Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Face to Face. Oggi con noi c'è Cassandra Menga. Buongiorno Cassandra, Buongiorno Flavio. CEO Head of Marketing di App Finance. Oggi parliamo sì di credito, ma parliamo di lead generation legata al mondo del credito. App Finance è una società che è specializzata nella lead generation nel mondo del credito. Dal 2013 opera in questo mondo. Vi abbiamo già conosciuto perché abbiamo già parlato di voi Sì. in diverse interviste. Abbiamo fatto anche un corso insieme, se non Sì, ricordo male, no? giusto, nel Esattamente. 2021. Quindi, insomma, un minimo ci siamo conosciuti. Da questa vostra esperienza cerchiamo un po' di far capire ai nostri ascoltatori, telespettatori, cos'è una lead generation, che valori ha, come funziona, magari dare anche qualche, come dire, informazione utile per migliorare anche la propria attività, insomma. Partiamo proprio da come funziona la lead generation nei finanziamenti specifica e che differenza c'è tra acquisto di pacchetti di lead e lead generation. Sì, ecco, hai toccato il punto cruciale, perché App Finance nasce proprio nel 2013, come dicevi, per rispondere a un'esigenza del mercato finanziario di quel periodo legata all'acquisizione di lead. Ovviamente i contatti sono il motore nel settore dei finanziamenti, che sia prestiti, mutui o cessione del quinto. Il trend è sempre stato quello di acquisire pacchetti di lead, noi li chiamiamo al chilo, perché proprio è sempre stato un comportamento classico di agenzie finanziarie, anche intermediari del credito. Noi abbiamo provato a coinvolgere gli attori del credito in un processo diverso, cioè generare i lead con il proprio brand in maniera esclusiva, creando campagne di lead generation volte alla qualità più che alla quantità. Quindi cosa facciamo per farla breve? Noi andiamo a costruire una campagna di lead generation per ogni cliente, andiamo a stimare la copertura, il potenziale di questo cliente sulla base della sua competenza territoriale, che può essere appunto spesso, nella maggior parte dei casi direi, regionale o multiregionale. Proponiamo al cliente un budget di investimento, lo concordiamo e attiviamo delle campagne in esclusiva per lui. I lead che arrivano sono caldi, sono immediati, rispondono all'esigenza di un utente che dall'altra parte è su Google e sta digitando, cessione del quinto, ad esempio. Sono ottimizzate perché ovviamente sono all'interno di un centro clienti di App Finance che è Google Partner ed è interamente focalizzato al settore del credito, dei finanziamenti e sono in esclusiva, che è uno dei, direi uno dei punti più importanti oggi che riscontriamo anche dai nostri clienti, cioè la possibilità di instaurare immediatamente con il cliente finale un rapporto immediato ed esclusivo, quindi l'utente che ha inviato una richiesta sa con trasparenza a chi l'ha inviata, prima di tutto, sa da chi verrà ricontattato e il cliente dall'altra parte è l'unico ad avere il diritto di contattarlo e quindi di proporre la sua offerta commerciale. E l'altro vantaggio è anche ovviamente che i lead, essendo di proprietà, vengono poi archiviati in un database che resta al cliente, che quindi può essere sfruttato con funnel e altre attività di web marketing Quindi, diciamo, successive. rispetto all'acquisto di pacchetti si comprano meno, come numerosità, lead, ma quelli che si comprano sono effettivamente caldi, mirati e Sì. insomma. Sì, sicuramente, io dico sempre ai miei clienti che devono un po' cambiare la prospettiva quando si approcciano a questa lead generation, perché è vero che è personalizzata ed è accessibile a tutti, ma
Non è per tutti se non sei pronto a cambiare proprio il tuo metodo di approccio al lead, perché una strategia che inizia e deve proseguire nel tempo. Ha senso se si crea un percorso di lead generation. Il pacchetto di lead tu lo acquisti una volta, acquisti 100 lead, li chiami, li gestisci, finisce lì e poi anche dopo 6 mesi, magari in base a come ti è andata con i lead, puoi acquistare il successivo pacchetto. La lead generation no, è un percorso, si inizia e si ottimizza nel tempo. Noi permettiamo sempre ai nostri clienti di conoscerci prima, quindi attiviamo magari un periodo di un trimestre test in cui possono tranquillamente provare il servizio, ricevere i primi lead, investendo un budget che viene calcolato non solo sul potenziale, ma anche sulle possibilità e sulle aspettative di ogni cliente. E poi possono decidere nel tempo come proseguire, se rimodulare il budget, se magari spostare l'investimento da una regione all'altra. Ci è capitato anche quello di clienti che magari hanno iniziato con una piccola campagna in una regione e nel tempo hanno completamente dirottato le attività su un altro gruppo di regioni. Magari che non avevano preso in considerazione prima, quindi è molto modulabile e flessibile, direi. Quindi cambiare proprio un po' l'approccio dall'acquisto di lead a una vera e propria campagna di marketing, insomma. Sì. Quali sono i canali che funzionano di più per la lead generation? Ottimo punto. Allora, senza dubbio è il canale di Google. Non semplicemente perché siamo Google Partner e quindi focalizziamo, diciamo, le attività su quello, ma è sempre una questione relativa alla qualità del lead. Le campagne che di solito facciamo approvare ai clienti, soprattutto nel primo trimestre, sono campagne Google Search che utilizzano il tool di Google Ads. Quindi vuol dire che vanno a rispondere a un bisogno immediato di un utente che sta cercando attivamente sul motore di ricerca quel prodotto. Quindi Google sicuramente restituisce i lead di qualità più alta e più caldi perché proprio come funzionamento e fisiologico risponde ad una necessità. Un altro canale che stiamo sfruttando molto è sempre legato al Google ma senza advertising, ovvero il posizionamento SEO, ed è un'attività che facciamo di solito è integrata alla lead generation perché l'una non esclude l'altra, anzi si potenziano a vicenda. E quindi lì riusciamo a creare una struttura solitamente nel sito web che sfrutta l'area news, l'area appunto dedicata un po' all'educazione finanziaria che molti clienti Sito web fanno. del cliente. Esatto, certo. Sfrutta per non solo condividere informazioni proprio con i loro utenti, ma anche per creare poi un funnel di acquisizione lead che è un po' meno diretto rispetto alla lead generation a pagamento, però è comunque di qualità perché l'utente è arrivato al cliente da un'informazione di qualità che gli ha fornito. Uno dei canali invece su cui non consiglio mai di fare grossi investimenti perché è giusto dire anche cosa non funziona, no? È la lead generation diretta, quindi mirata su Facebook. Lì la qualità ovviamente non è paragonabile a quella che abbiamo su Google. Ciò non vuol dire che Facebook non funzioni per altro. Noi lo utilizziamo come canale indiretto, quindi eventualmente per recuperare utenti che non hanno convertito in un primo passaggio, ma possono essere ritargettizzati per essere recuperati appunto nel tempo. Quindi sì, ai social, ma per fare più educazione magari finanziaria e campagne indirette. Beh, l'attività SEO è sicuramente interessante anche perché è un qualcosa che comunque al cliente rimane a lungo termine, no? Un bel posizionamento, quindi Certo. se lo ritroverà anche in futuro. Rispetto quindi all'attività su Google, sappiamo che è fondamentale scegliere le parole giuste, Sì. no? Su cui andare a fare le ricerche. Quali sono le parole giuste per il credito,
magari dividendolo per mutui, cessioni. Questa è già prestiti, una consulenza. No? Ok, allora considera che in un account medio noi carichiamo circa 1500 parole chiave diverse. Per ogni parole chiave ci sono diverse corrispondenze in base a come l'utente le ricerca. Noi tendiamo a cercare un giusto equilibrio tra una keyword molto popolare, quindi molto ricercata, con alti volumi di ricerca, e il costo di questa keyword, perché ovviamente cessione del quinto è la keyword probabilmente con i volumi di ricerca più alti in tutte le regioni italiane. Cessione del quinto è una keyword che arriva in alcune regioni anche a costare 15-16 euro a click, non a lead, cioè ogni click che viene fatto. Quindi è ovvio che su campagne targettizzate su piccole regioni con piccoli budget non andremo a puntare su cessione del quinto, ma andremo a selezionare cessione del quinto dello stipendio o altri esempi simili che si chiamano keyword di coda lunga. Stessa cosa vale per mutui e prestiti personali e altri settori. Quindi c'è sempre una struttura di base di partenza delle top keyword, le chiamiamo, che alla fine vale sia per le attività di lead generation che per la SEO. E da lì su ogni cliente andiamo a personalizzare quelle su cui investire e quindi da potenziare in base appunto a queste caratteristiche, diciamo, diverse da ognuno. Immagino che anche il budget faccia la sua differenza, no? Certo, certo. Però non è qualcosa che deve spaventare, nel senso che noi proponiamo sempre delle stime di budget, cioè un'agenzia finanziaria più piccola può comunque fare lead generation. Il segreto, se vogliamo dire così, è non andare a targettizzare un territorio troppo grande, che può essere il territorio nazionale, ma andare solo sulla sua regione, scegliendo ovviamente con il nostro supporto le keyword giuste, e nella nostra stima viene calcolato anche la crescita graduale che si ottiene di mese in mese, perché la tendenza è di avere un CPA, che è un costo di acquisizione, no? Un costo per singolo lead iniziale più alto, che con il lavoro che facciamo costantemente si riduce nel tempo. Ecco perché ti dicevo all'inizio, è un cambio di approccio e una visione più di lungo periodo, certo. Perché ovviamente, diciamo, il risultato migliore si ottiene con campagne che restano costanti nel tempo. Cioè, il nostro primo cliente dal 2013, che alla fine ha fatto nascere Up Finance, non si è mai fermato. Cambiato strategia tante volte nel tempo, ma non ha mai pausato il suo account. E ovviamente rispetto ai primi tempi, i risultati che può avere adesso sono diversi, c'è un account importante. Sì, anche perché questo, insomma, funziona un po' come l'attività sul sito, no? Anche lì hai bisogno di posizionare il tuo account, no? Devi lavorarci costantemente, certo. Andiamo in conclusione, però prima di concludere volevo chiederti un paio di cose, nel senso che a inizio anno hai fatto un'intervista con Jennifer Zocchi, dove hai anticipato che ci sarebbero stati due nuovi prodotti servizi, uno su WhatsApp e uno simulatore per lead generation sul vostro sito, per i vostri clienti. Sono operativi, e se sono operativi spiegaceli un po' nel dettaglio, sia partendo da WhatsApp e poi sul simulatore. Sì, certo. Allora, WhatsApp è la novità del 2022, ne avevamo parlato proprio a gennaio con Jennifer. Cos'è? WhatsApp Finance si integra alle attività di lead generation classiche che ti ho raccontato, perché aggiunge la componente del marketing conversazionale, che è ovviamente qualcosa che sta prendendo piede nell'ultimo periodo. Rispetto, diciamo, a un semplice collegamento del pulsante WhatsApp sulla landing page, quello che stiamo facendo è integrare un software WhatsApp personalizzato che permette di direzionare l'annuncio delle nostre campagne Google, quindi quello che abbiamo realizzato nell'account Google con le famose keyword,
collegandolo in maniera diretta all'account WhatsApp del cliente. Quindi l'utente che ha digitato la keyword, ha visto l'annuncio su Google e ha fatto click, non viene indirizzato alla landing page dove deve compilare il form contatto, no? Per lasciare le sue informazioni ed essere ricontattato, ma inizia direttamente una conversazione con il cliente finale su WhatsApp. Ovviamente all'inizio di questa conversazione c'è un chatbot, quindi un sistema di automation che fa le domande che avrebbe dovuto compilare nel form, quindi le domande classiche di presentazione, chiamiamole così, della necessità, dopodiché il cliente prende in mano la conversazione e può iniziare a gestire proprio il rapporto commerciale con l'utente finale direttamente su WhatsApp. Con la sua utenza business, con un account business, assolutamente sì. E tra l'altro è un dettaglio, insomma, non indifferente: questo software che abbiamo scelto è un software lifetime, quindi vuol dire che non ha un abbonamento mensile per l'utilizzo, ma ha un'unica licenza e dura vita. Ed è completamente gestibile anche dal cliente stesso, nel senso che noi lo supportiamo nella fase di setup di tutta l'automazione del funnel, ma poi il cliente può tranquillamente gestirlo dal suo PC, dalla sua sede. Il simulatore invece non è un vero e proprio servizio, in realtà è un tool gratuito che abbiamo aggiunto sul nostro sito per chi appunto approccia per la prima volta questo tipo di lead generation e permette di simulare i lead generabili su una particolare zona geografica. Quindi ad esempio chi è interessato a fare lead generation per i mutui in Lombardia, selezionando queste due variabili otterrà in tempo reale una stima del potenziale di clienti che cercano le keyword correlate al mutuo in quella zona geografica. Ovviamente per poi approfondire il budget e la strategia necessaria per attivare questa lead generation nella regione per il prodotto scelto, c'è ovviamente la prima consulenza gratuita con noi che personalizziamo il servizio. Bene, allora direi che queste sono due novità, sicuramente una molto efficace e l'altra molto comoda. A questo punto ti ringrazio. Grazie a te. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima volta con qualche altra novità. Benissimo, grazie mille.